Benvenuti, io sono il Cencio e questo è un nuovo episodio di Subnautica Below Zero. Nell'ultima puntata abbiamo, tra virgolette, finito di esplorare la Mercury Seconda, la nave caduta. Abbiamo trovato un sacco di PDA e abbiamo ascoltato le storie veramente tristi dei membri dell'equipaggio di quella nave. E dico quasi finito perché mi è venuto in mente, mentre che stavo trafficando in attesa del prossimo episodio, mi è venuto in mente che noi lì dentro alla zona principale della Mercury abbiamo trovato i progetti di tre mute prone. Come al solito ce ne manca una, quindi mi sa che probabilmente una muta prone l'ho toppata, ma non ho intenzione di ritornare lì adesso perché sono sicuro che giri gira la troveremo. Se puta caso vediamo di aver bisogno della muta prone, cosa che spero di no, perché per esempio anche nel primo Subnautica la cosa che mi era piaciuta meno di tutti era proprio la muta prone. Cioè, Sea Glide, ok, bellissimo, divertente da usare e tutto. Seamoth, amore, proprio amore per il Seamoth, qualcosa di bellissimo. Il Ciclope, mamma mia, il veicolo più bello della storia dei veicoli. E la muta prone, non lo so, non mi dava nessuna soddisfazione usare la muta prone, no? Quindi, boh, finché posso non usarla, noi non la useremo, ce ne frega niente. Io bramo il Ciclope, ma mi sa tanto che il Ciclope in questo gioco non ci è. Mi sa tanto che non ci è. Io scherzavo sul fatto che non c'entra nella mappa il Ciclope, quanto grosso, però mi sa che davvero la motivazione è semi questa. Allora, quindi per il momento, fanculo la muta prone. Io nel mentre vi faccio vedere, poi dopo guardiamo, ho lavorato un po' alla base, ho fatto anche danno, mi si è spaccato tutto, si era allagato ogni cosa qua, e quindi ho dovuto installare un rinforzo qui e un rinforzo di sotto. Che cosa ho fatto? Qui è un altro rinforzo qui. Che cosa ho fatto? Sostanzialmente ho ampliato la base mettendo la stazione di contenimento alieno qui al piano di sopra. Questa richiede proprio uno spazio tutto suo. Ho aspettato voi ovviamente per metterci le uova. E al piano di sotto ho installato la macchina di filtraggio dell'acqua. Ho consumato sorprendentemente un casino di risorse. Ho dovuto fare anche l'aerogel per la macchina di filtraggio dell'acqua. E come potete vedere sta consumando un sacco di corrente. Cioè il bioreattore e il pannellino solare da soli non riescono a tenerla su, proprio non ce la fanno. Quindi per fortuna la macchina del filtraggio dell'acqua non credo, vedete, che andrà avanti all'infinito. Credo che nello slot creerà un po' di sale, un po' di acqua e poi si ferma. Si fermerà comunque perché finiremo la corrente elettrica. Il sale potremmo usarlo per trattare i pesci, ma a sto punto non credo che lo faremo perché stiamo mangiando tranquillamente patate cinesi a non finire, mangiando e bevendo patate cinesi a non finire. Quindi bah, vedremo un po'. Mi sta che lo butterò via il sale se non ne troviamo un altro utilizzo a breve. Abbiamo trovato là dentro la muta rinforzata, muta pesante di fibre sintetiche che garantisce una protezione fisica e favorisce la sopravvivenza a temperature estreme. Quindi la signorina ci farà comodo per andare al caldo. Ecco, io non volevo. Ci farà comodo per andare al caldo. E si dà il caso che noi qua già abbiamo due diamanti, un rubino come vi ho detto l'ho già usato per, abbiamo le fibre sintetiche e che mi manca due di titanio, mi è rimasto solo questo. Guardate che roba, che sberla che gli abbiamo dato alla nostra riserva di materiali, veramente un bello sberlone. Ah, mentre che chiacchieriamo qua, io ho ascoltato un po' la canzone nuova, ma purtroppo ragazzi fa schifo. Ovviamente io ce l'avevo a tutto volume perché ero da solo mentre che costruivo, avevo bisogno di musica. Parte bene, sentite? Un po' reggae, ricorda un po' quell'atmosfera che uno dice figata, e invece è una schifezza totale. Adesso sentirete, sembra tipo boh. Senti che schifo. Spengi sto troiaio, proprio non si può sentire, proprio schifo sta roba. Proprio musica di bassissima qualità, mi dispiace dirlo. E questo non è un attacco al gioco, è un attacco ai musicisti. Fate cacare, tornate su MTV. Riprendiamoci.
le nostre batterie, perché nel mentre avevo messo a caricare anche le batterie per Seaglide, che come al solito lo vogliamo sempre carico. Taglierina, che anche lei la vogliamo sempre carica, che consuma in una maniera pazzesca. E l'ultima batteria era di che cosa? Ah, della torcia, giustamente. E lo strumento riparazioni ce l'avevo, perché come vi ho detto ho fatto danno e quindi ho dovuto riparare un attimino. Non mi ricordavo la meccanica della stabilità. Ah, guardate, non mi ricordavo la meccanica della stabilità della base e ampliandola si è spaccato tutto. Quindi ho installato, come vi dicevo, queste due fondamenta qui sotto, più i rinforzi, dove stavano? Là e là. E adesso ha una stabilità enorme, potremmo espanderla quanto diamine vogliamo. Quindi, no problem. Le uova. Prima di partire alla nostra avventura, prendiamo le nostre due uova. Anzi, io ne metterei dentro una per volta, perché voglio capire da quale uovo nasce cosa. Quindi io partirei con... Qual è più bello? Questo è più bello. Partirei con questo tutto strambo. L'ovetto. Dov'è che si può inserire? Io. Hello? Sono scemo io o cosa? Come funzionava sto coso? Mica me lo ricordo, sapete? Mica me lo ricordo. Ma... Ah! Che super pollo! Sì, sì, sono scemo io. Ci voleva il portellone, perché ci si poteva anche entrare lì dentro. Mi ricordo che io nuotavo insieme a Coccolino. Quindi tocca costruire un portellone. Che ci voleva per fare il portellone? Se non ricordo male, bisognava fare il portellone. Eccolo qua, un quarzo e un titanio. Ce l'abbiamo, no? Sta nei materiali. Un quarzo. Stecca giù questo titanio. E lo faccio. Eh sì, vedete? Me ne ero completamente dimenticato di sta cosa. E devo fisicamente entrare. Voilà. E lasciare l'uovo. Giusto. Usa la fioriera. Oh, e come si fa? Come si fa? Io ci voglio mettere anche le piante qui. Ma questo è l'acquario definitivo. Quello di sotto è una schifezza. Qui ci si pianta le piante, ci si fa crescere. Ok, si muove, quindi presumo che si schiuderà presto. Non so quale creatura diabolica uscirà da qui. Speriamo qualcosa di figo. E boh, vedrò di capire come piantarci le piante. Ma mi sa che ci devo mettere i semi. Tipo della patata cinese qua. Facciamo una prova. No, no, ci va qualcos'altro. Figata, 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 figata. Ci possiamo mettere. Sarebbe stato un po' deludente metterci la patata cinese, perché se ne può più di queste patate cinesi. Ce le mangiamo, ce le beviamo, le usiamo come ornamento, tutto. Che succede? L'acqua! Ah, che gioia! Che gioia! Toh, ti lascio fare l'acqua più 50. È una potenza della natura sta macchina. Mi piacerebbe poterla spegnere, visto che non gli stiamo dietro con la corrente elettrica. Infatti sono un gonzo. Forse è meglio se ci lascio il sale. Forse è meglio se ci lascio il sale. Così si riempie e si ferma. Vabbè, sarà per una prossima volta. E sto sale io proprio non so di che farmene. Non so proprio di che farmene. Boh, lo buttiamo qui per ora. Poi vedremo. Poi vedremo il da farci. Il da farci. Mettiamo via questo strumentino. Che cosa facciamo? Guardate quanta acqua che abbiamo da parte poi. Cioè non abbiamo proprio bisogno al momento di qualcosa. Che cosa facciamo oggi? Innanzitutto... No, non leggiamo oggi. In questa puntata non leggiamo, perché abbiamo già perso tempo a farvi vedere la base. Il punto qual è? Avevamo detto che o si scopriva qualcosa con come si chiama? Con la Mercury seconda, oppure toccava passare al piano B e piano C. Il piano B era quello di costruire una base giù sotto dalle
scimmiette di mare per recuperare quanti più materiali possibili. Al momento non ne abbiamo bisogno. Il nostro problema è proprio che non abbiamo un... come dire, non abbiamo un obiettivo, ok? Come proseguire. Quindi, radiofaro lasciato. Non l'ho rinominato. Questo è quello alla nave. Non l'ho rinominato, ok. Vabbè, mi ricorderò che radiofaro lasciato. No! Ultimo pezzo, Mercury. Dove sarebbe sto radiofaro lasciato? Ne ho lasciato uno per sbaglio. A 1018, a un chilometro da qui. Santo cielo. Andrò prima o poi a prenderlo. Per il momento lo spegniamo. Anche ultimo pezzo, Mercury, non ci interessa. Grotte di zolfo, argento e oro potremmo andare a esplorare. Comunque, non è quello il punto. Il punto è che ci serve un obiettivo. E a sto punto, secondo me, l'obiettivo che ci dobbiamo imporre è proprio quello di trovare le varie mappe, le varie basi di Alterra, le strutture Alterra. Ora, Delta sappiamo dov'è, e in base a essa dobbiamo regolarci. Quindi la nostra base dovrebbe essere a sud-est, però per sicurezza, quindi io guardando a nord-ovest, se riattivo il beacon, dove sta? Attracco stazione Delta. No, l'attracco stazione Delta sta in direzione sud-est, quindi noi siamo a nord-ovest. Noi siamo a nord-ovest. Dobbiamo fare un po' di cartografia qua. E io non sono fortissimo nella cartografia. Noi siamo caduti a nord. A nord dell'attracco stazione Delta. Quindi noi siamo caduti per qua. E noi siamo arrivati da nord verso la stazione, quindi, e ce l'abbiamo a sud-est. Quindi la nostra base si trova a nord-ovest della stazione Delta. Qui. Noi siamo approssimativamente qui. Infatti, per andare verso la zona con le ninfee, che è dove c'era la Mercury seconda affondata, dobbiamo fare una giratina intorno all'isola. Non ci possiamo andare dritto per dritto. Ha pienamente senso, quindi vuol dire che siamo dalla parte opposta dell'isola. Siamo approssimativamente qui. Viene da sé che dalla nostra posizione possiamo andare verso più o meno sud-sud-ovest, più sud che sud-ovest, e trovare una nuova base. Vai a capire a quale profondità. Vai a capire a quale profondità. Facciamo un primo tentativo, una prima uscita esplorativa. L'acqua, qui abbiamo sete, andiamo a bere le noci. Dammi, perfetto, quella è la radice. Bevo tutte le noci. Questa sicuramente la dovrò rimettere dentro. Quanta energia che consumiamo a fare l'acqua. Mamma mia. Mi sa che qui ci tocca passare al nucleare. Non vorrei proprio passare al nucleare, ma mi sa che ci tocca. Questa la base la troviamo spenta quando torniamo, eh? C'è un interruttore per accendere e spegnere sta affare? Non si può. La muta rinforzata ce la siamo messa. Ok, possiamo raggiungere zone ancora più inospitali. Nell'inventario non abbiamo altro. Lasciamo la nostra base così com'è e torneremo. Sarà spenta, sicuro. Sicuro, sicuro, sicuro. Andiamo con il Simot, con il Citrak. Allora, la nostra base è qua. Questo è il nord, noi dobbiamo andare verso sud, sud-ovest abbiamo detto, giusto? Eh sì, sud, sud-ovest. Più sud che sud-ovest, quindi più o meno questa direzione qua, girando intorno all'isola, dovremo trovare un'altra base Alterra. Il problema qual è? Che è una base sottomarina. Essendo una base sottomarina, potrebbe essere a qualsiasi profondità. E questo per noi è un problema. Raccattiamo tutto il raccattabile. Che cos'è? Un frammento di Citrak, titanio. Siamo veramente a corto di titanio, quindi se devo fare espansioni non so come fare. Noi come al solito andiamo di notte, perché siamo dei geniacci. Qui la cosa si fa profonda, quindi la base probabilmente sarà giù.
Non mi dire che è questa. Non mi dire che è questa. Effettivamente la mappa è strutture a terra, non basi. Vediamo un po' cosa abbiamo. Che questa tra l'altro l'abbiamo già trovata. Porca loca, spero di no. Spero che non sia questa e sia qui sotto. Ti prego, dimmi che è così. Forte, forte, fortissimo disappunto. A meno che... È brutto, però può darsi che... Ma perché dare un nome a sta roba come se fosse una base? Cioè, non ha senso, dai, deve essere tipo per qua. Qui sotto, secondo me. Vacci a passare di qui. Non voglio spaccare tutto. No, questa mi sa che è semplicemente una grotta molto stretta. Non credo che Alterra abbia costruito qui sotto. Però in queste grotte, come potete vedere, troviamo un casino di cannoni a propulsione. No, troviamo un casino di progetti. Ma veramente un casino. Grazie alle scimmiette che ce li raccolgono tutti bravi bravi. Ma queste erano le grotte, le grotte che mi ero segnato con un radiofaro. Vediamo un attimo. Sono le grotte Zolfo, Argento e Oro. No, 576 metri. Quindi non penso siano quelle. Sono simili però. Oh, oh to. This alien technology exhibits a data signature that strongly correlates with the previously recorded distress call. Interesting. But I can use this new data to identify where that call was coming from. Ok, quindi il segnale. Ok, cioè, ma ti rendi conto? Abbiamo perso 800 episodi alla ricerca di quel segnale, non abbiamo trovato nulla. Andiamo a esplorare a caso e troviamo tutto. Che succede se le tocco queste cose? Mi uccidono? Secondo me sì. Però provo. No, non mi fa assolutamente niente, ok. Un cubo ionico, me lo ricordo bene, il cubo ionico. Dacci, dacci. Prendiamo anche un po' di minerali perché siamo a super secco. Non di oro in realtà, più di tipo piombo, litio, abbiamo finito. Argento ancora un po' c'è. Piombo e litio sono quelli che scarseggiano di più. E ovviamente... un altro. E ovviamente il titanio, perché lo usiamo per qualsiasi cosa. Bombola capienza ultra elevata. Te, dovremmo poterla craftare adesso. Sì. Non mi dire. No, vabbè, le uova di. Ma che carini siete. Questo lo dobbiamo far schiudere assolutamente. Dov'è? Ah, eccolo. Le scimmie marine nascono da queste uova. Ma che carine. Dobbiamo farle schiudere assolutamente. Pustola di radice. Perché dovrei raccoglierla? Sostanze altamente reattive. Boh, prendiamone un campione. Non so se possa servirci a qualcosa. Origine richiesta di soccorso aliena. Adesso abbiamo un nuovo obiettivo. Warning. 30 seconds of oxygen remaining. Voglio continuare a dare un'occhiata in queste grotte io. Perché se siamo al 25% di energia. Qui dentro sicuramente troviamo blueprint importanti. E non lo so, magari qualcosa di figo. Tipo, già una roba figa l'abbiamo trovata. Quindi
Questo mi sa che l'ho già preso. Questo mi sa l'ho preso prima. Oh yes. Oh yes, yes. Quindi è piccola questa caverna. Ho già fatto il giro. Eh sì. Sì, 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 è piccolina questa caverna. Beh, comunque mi sa che la base al terra non era una base, ma era due vasi buttati lì. E ciò, ripeto, mi riempie di tristezza e disappunto, perché speravo di scoprire qualcosa di più, però mi sa che qua vogliono, le basi stanno sulla terraferma, vogliono dare tipo, come si dice, più importanza al gioco sulla terraferma. E sinceramente, ma proprio sinceramente, non riesco a capire perché. Cioè, Subnautica era bello perché finalmente avevamo un survival diverso dagli altri, con un'ambientazione completamente diversa dagli altri, ovvero sott'acqua. Perché tu mi fai un seguito e mi spingi il gameplay fuori dall'acqua? Ma chi se ne frega? Ce ne abbiamo 800.000 di survival fuori dall'acqua. Noi vogliamo un survival nell'acqua. Mi sa che è così che stanno le cose, perché... Oh! Fermi tutti, ma dove siamo? E voi? Un pesce buco, quindi... Se c'è lui possiamo stare tranquilli. Non sono quei cosi terrificanti del primo Subnautica. Scansioniamoli. Sembrano tranquilli. Sono molto più piccoli di quelli aggressivi. Ma c'hanno un occhio gigante. Medusa oculare. Salve. È aggressivo lei? No. La posso toccare? Sì. Ma che roba. Sembrano quelle... Ci sono... Questa non è una un'invenzione assurda. Ci sono degli animali, degli esseri viventi a profondità enormi nella realtà, che emettono luci in questa maniera. Sembrano finti. Sono delle cose spettacolari. Voglio leggere di queste creature. Noi quindi in questo momento siamo per qua, perché siamo andati... Che direzione siamo? Sud-sud-ovest. Siamo qua giù. Eh sì, ragazzi, era... Era quei due vasi del cavolo, la base. Quindi ne deduco che sia fauna, erbivori piccoli. No? Erbivori grandi. Medusa oculare. Ma che roba. La medusa oculare vive nelle acque profonde. Il suo corpo è composto da tre sezioni: i tentacoli, il corpo principale e l'ombrella. Le estremità dei tentacoli sono ricoperte di noduli bioluminescenti che attraggono la preda. Ma non era un erbivoro. Quando i tentacoli vengono toccati emettono una scossa grazie a delle cellule speciali chiamate cnidociti. All'interno di queste cellule sono presenti delle strutture velenose a forma di arpione, le nematocisti, che si innescano al contatto. La medusa oculare galleggia dolcemente e non si sposta molto, ma può seguire i movimenti con il suo grande occhio. Ma scusa, ma non era erbivoro? Cosa fa? Acchiappa le piante, le fulmina. Fanno anche sto suono poi. Bello questo posto, bello. Là, ma quella è super gigante. Qui abbiamo una parete di ghiaccio. Tu sei la stessa cosa? No, sì, era un'illusione ottica. È come l'altra. Ok, quindi è un mini biomino con le meduse. Non c'è niente di particolare. Possiamo andare sotto i ghiacci però. Vediamo un po'. Ma qui mi sa, è vicinissimo a dove eravamo andati in esplorazione all'inizio, che eravamo sotto lo strato di ghiaccio e c'era un pesce buco. Ma io sto andando sempre sud-ovest-ovest, quindi tecnicamente teniamoci la mappa aperta. Ricerche, registri, comunicazioni, mappe. Qui io sto andando qua sotto. C'è un bel po' di roba allora qui sotto.
spero. Le mini medusine! Ti prego, ti prego, ti prego, ti prego, ti prego, ti prego. Ah, un uovo! Voilà, vabbè ragazzi, ma manco Pokémon è così divertente. Cioè, qui vengono a deporre le uova alle medusone. Che... Ui! Ma qui da dove sono venuto, mi sa? Sì, ok, non c'è molto da esplorare qua, purtroppo. No, ma io sono venuto da quell'affare lì, fatemi vedere. Salve, non ho preso un vostro uovo, tranquilli, posso passare? Per esempio, queste... tacitare. Queste non mi fanno effetto, perché... Non lo so, non mi fanno effetto, ma per niente proprio. Guarda, 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 problemi di compenetrazione a 2000, a 2000 proprio. È un peccato che non abbiano risolto veramente niente rispetto al primo Subnautica. Gli stessi problemi che aveva il primo Subnautica, guarda che roba, cioè ridicolo proprio, ridicolo. Gli stessi problemi che aveva il primo Subnautica li ha anche questo. Vi ricordate, no? Il bestione, il Leviatano dentro il vulcano che attraversava le pareti come un missile proprio. Ti sbucava dai muri, era... Escono dalle fottute pareti proprio. Ma che roba. E questo spiega anche il bestione che mi ha quasi fatto prendere un infarto qualche episodio fa, che è sbucato da sottoterra. Non era una creatura che viveva sottoterra, tipo gli squali della sabbia fighissimi del primo Subnautica. Era semplicemente un bug orripilante, vergognoso, che si portano avanti dal gioco prima, che non hanno avuto la decenza di mettere a posto. Ai ai ai. Questo posto per ora è il mio preferito. In assoluto proprio. Questo è il mio preferito. È il posto dove mi sento più tranquillo. Si vede bene. Ci sono queste creaturine innocue. Sono grosse ma non mi fanno nessun effetto. È bello. Il colore dell'acqua è calmante. Un altro pesce buco. Ora voglio vedere dove stanno questi simbionti. Dov'è? Dov'è il pesce che mi dovrebbe picchiare se io mi avvicino? Dove? Dove? Dov'è? Oppala. Tu sei il pesce più bello del mondo. Posso accarezzarlo? Ah, ricarica ossigeno. Voglio un uovo di pesce buco. Andiamo in giro col pesce buco. Ma guarda che bello. Guarda che bello che è. È bellissimo. Comunque no, niente, sto posto lo adoro. E anche qui non c'è l'animaletto che a regola dovrebbe esserci. Cioè, non mi sono sognato le cose. Era un piccolo carnivoro e si chiamava simbionte. Era questo. Che si annida all'interno del foro del pesce buco gigante, difendendolo ad ogni costo. Addirittura diceva afferrare e neutralizzare per avvicinarsi al pesce buco gigante. Cioè, dov'è? Dove sta? Due esemplari di pesce buco gigante abbiamo trovato e due esemplari non avevano questo simbionte. Dove sta? È come la sedia che gira a 360 gradi col cazzo. Cos'è che fa sti suonini bellini? Un altro pesce buco, toh. Vediamo. Oh, cos'è quella roba gigante là? Un tubo. E tantissimi pesci buco. Uno, due, tre. Guarda, e non c'è un simbionte. Non ce n'è uno. Ah sì, invece, eccoli, eccoli, eccoli. Eccoli, finally. Se li sta mangiando un pinguino. Però... Eccoli, eccoli, ok, ok, ok. Pochi però ce ne sono. E sto tubo? Invece? E sto tubos? Vediamo che c'è qui sopra innanzitutto. Aspetta che ho paura poi di non poter rientrare nel Sea Track.
Oddio, speriamo che non ci siano i vermoni. Laggiù c'è qualcosa. Cosa avevo visto io da lontano, scusa. Era un fenomeno. Oddio, queste sono inquietanti. Viste dall'alto. Da fuori dall'acqua sono inquietantissime queste meduse. Cioè, meno male che le ho viste prima in acqua, perché io col cavolo che ci sarei entrato qui se non sapessi cosa sono. Sono super inquietanti. Sembrano tipo occhi del Leviatano dei Leviatani. Ci sono delle piante nuove pure qua. O sbaglio? Mi pare che queste non le avevamo mai viste. E infatti, bulbo marsupio e viola conica glaciale. Questi funghettini viola, no, no. Risorse, va che roba. Attenzione, attenzione. Cos'è quella roba distrutta lì? Un ponte. Ma scusami un attimo. Non mi pare ci sia nessuno. Ah, qui siamo. Siamo qui. Siamo qui. Ah ah ah. Uno si orienta, vede cose, ma va là giù con la nebbia, tempeste, grandine, temporali, cecità permanente. Andiamo sotto che... Comunque, avete visto, la spiegazione ufficiale al fatto fuori dall'acqua si congela, nell'acqua no, è perché... l'attività termica potentissima di questo pianeta, del nucleo, esce e scalda l'acqua da sotto. Quindi, adesso voglio vedere però sti tubi da dove arrivano. Seguiamoli, sono curioso, cerchiamo di capirci qualcosa qua. A cosa servono? Scusa. È rotto. Penso siano cavi della corrente. Comunque trasportano energia, presumo. Non aria o acqua, perché sennò da qui dovrebbe succedere qualcosa, forse. Presumo. Andiamo a vedere dall'altro capo. 16%. Tra poco dovremo tornare in base. No, che buio. Allora, passava di qui sopra. Dobbiamo seguirlo in questa direzione. Lo vedremo laggiù, così ritornare in acqua. Eccolo, già mi pare di vederlo. Eccolo lì. Seguiamo questo. No, 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 no. Entra proprio dentro la roccia, Matte. Attenzione. Dicevamo. Non solo qui c'è del rame. Che, boh, siamo a posto. Lasceremo lì. Ma qua c'è qualcosa. Ma cos'è? Un cristallone? Ghiaccio? Mi vuoi dire che sfumatura era, scusa? Beh, adesso sembra ghiaccio effettivamente, ma prima non sembrava ghiaccio. 0% però. Mi serve qualcosa di grosso per entrare qua. La muta prone. Sicuramente qualche tipo braccio speciale della muta prone è in grado di tirare un laserone e tagliare tutta sta parte qui e entrare. Ok, ok. Ne abbiamo scoperte di cose in questo episodio, in realtà. Ne abbiamo scoperte di cose. Che non ricorderò mai,
E in realtà metto un radiofaro qua, proprio perché non me lo ricorderò mai. Lo metto proprio qui. E lo chiameremo. Questa che roba sarà? L'Omega. Ma mi pare che sia questo l'Omega. Questo è l'Omega. Questo è l'Omega. Questo non mi ricordo. Comunque, facciamo così. Voilà. E risolviamo ogni problema. Butta giù. Radiofaro. Non ti chiami base. Ma sarai entrata prone trattino anzi slash, questo non è un trattino, come lo chiamiamo? Struttura no, base altera. Va bene così, altera. No, ci fa schifo così. Ci siamo, radiofaro? Mi dai il nome giusto? Entrata prone, base altera. Ok. Che spegneremo per il momento. Teniamo acceso solo quello della nostra base. Che spegneremo per il momento. E si torna in base perché siamo con il 14% di energia del Simot. Di notte è un po' più inquietante sto posto, però è sempre, non lo so, è sempre tranquillo. Non lo so cosa c'è che mi tranquillizza di sto posto, non mi sento troppo in ansia. Non ho troppi stimoli di pericolo. Imparerò prima o poi a identificare cos'è. Sicuramente l'acqua torbida. Più l'acqua è torbida, più non riesco a vedere, più mi piglia il panico. Il buio pure così piacere non mi fa, ma non è tremendo quanto l'acqua torbida. L'acqua torbida è terrificante. Vedrò, inizierò a capire quali sono questi stimoli che mi disturbano. Io torno in base, mi faccio questo mezzo chilometro con il Simot allegramente. Noi ci vediamo nel prossimo episodio, dove continueremo ad esplorare e a cercare indizi. Che in realtà abbiamo già un obiettivo, potremmo andare a dove il segnale che abbiamo identificato casualmente, ma prima voglio vedere quali basi sono raggiungibili e quali no. E ancora meglio lasciarci un radiofaro lì, in modo da poterci tornare poi agilmente quando verrà il momento. Alla prossima.